Ecco che arriva la cometa Verde 21P Giacobini-Zinner, che si sta avvicinando sempre di più al Sole e alla Terra e che potrebbe regalarci uno spettacolo inaspettato. Infatti il 10 settembre la cometa arriverà al perielio, cioè la distanza minima dal Sole, e a 58 milioni di chilometri dalla Terra, raggiungendo così il massimo della sua luminosità. Un evento da non perdere, visto che si tratterà del passaggio più vicino alla Terra dal 1946. Infatti la Giacobini-Zinner è una cometa periodica del nostro sistema solare ed è stata vista per la prima volta nel 1900 da Michel Giacobini dell'Osservatorio di Nizza. Ora, una cometa, man mano che si avvicina al Sole, inizia a brillare sempre di più perché il calore della nostra stella vaporizza il ghiaccio della superficie. Per questo è possibile che una cometa splenda ancora di più rispetto a quando previsto, regalando spettacoli inattesi. Ma non aspettatevi di vedere qualcosa di eccezionale, le comete sono imprevedibili come i gatti. Per ora la sua luminosità sta crescendo, come sempre avviene quando una cometa si avvicina al Sole, ma rimane ancora oltre la magnitudine 6, che sarebbe il limite per l'occhio umano. Però magari chi ha una vista molto acuta e con un buon binocolo riuscirà anche a scorgere questo batuffolo verdognolo. Verde perché è la tipica colorazione di questa cometa, che dipende dalla presenza di cianogeno e carbonio biatomico, due gas che si illuminano di verde a causa delle radiazioni del Sole. Il prossimo passaggio, pensate un po', sarà nel 2058, quindi chi può e vuole è un'occasione unica. Come fare per poterla vedere? Bisogna avere un minimo di dimestichezza con il cielo stellato. Questa è la mappa che mostra il cielo del 9-10 settembre, il momento migliore per l'osservazione. Bisogna guardare ad est per tentare di vederla. E fatemi sapere se ci siete riusciti. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.